on your mark, ready, set, let's go. Dance floor bro, I know, you know, I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to hand me on the hand, stay off late. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie Styles all in it. Paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of bad kicks in my face, but I come through. And I need to go home. Regionale, stagione 2018-2019. Entriamo anche noi in campo, abbiamo una dichiarazione subito con il direttore Angelo Rosa. Direttore, lei è
la prima persona che parla ai nostri microfoni. Un commento su questa vittoria. Beh, grande emozione, anche se ce l'aspettavamo, però adesso posso tirar fuori il famoso cane al bosco che mi dicevi sabato scorso. Complimenti, grazie, direttore. Grazie. Siamo qui con il mister Napoli. Mister, finalmente un campionato stradominato, ma un campionato meritatissimo. Complimenti di questa vittoria. Sì, i ragazzi si meritano tutto il bene del mondo. Anche oggi la partita non era difficile, eppure ci hanno messo un impegno encomiabile. Veramente non ci sono più aggettivi per definirli. 58 punti, 19 vittorie su 20 partite, una Serie B strameritata, con la mente già sia all'anno prossimo. Beh sì, penso che la società vorrà ben figurare nel nazionale, mi auguro che inizi a lavorare fin da subito. Per lei è un momento importante, perché è un trampolino di rilancio importante anche per la sua carriera, perché sappiamo che ha calcato palcoscenici così importanti. E diceva il presidente in maniera molto discreta, 5 anni Serie B. Sì, loro è una società che in 5 anni aveva programmato questo salto nel nazionale e c'è riuscita, quindi un plauso ovviamente alla programmazione che hanno attuato. Perfetto, complimenti mister, avremo modo di vederci più tardi. Siamo qui con l'autore della tripletta, siamo con Alessandro Buranzegna. Prima della partita eravamo nel tunnel degli spogliatoi, parlavi di questa promozione che aspettavi da tanto, dicevamo. Beh, parlavi con Dragonetti, dicevamo che avresti segnato, ne hai fatti tre, quindi quale modo migliore per festeggiare? Sono contentissimo, veramente sono senza parole. Per me è un traguardo sudato, perché sono 13 anni che aspetto un'emozione del genere. Per un veterano come me, vado per i 40 anni, questa è una grandissima soddisfazione. Vincere un campionato e una coppa a quest'età, con un gruppo bellissimo, cioè stanno festeggiando, lo meritano alla grande. Per me è veramente un motivo di grandissima soddisfazione. Ce lo meritiamo tutti, ce lo meritiamo. Abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo sofferto per gli infortuni, siamo andati avanti contro ogni tipo di difficoltà, tutti che ci remavano contro. Ma l'abbiamo voluta e abbiamo meritato. Credo che abbiamo meritato il campionato in una maniera assoluta. Poi veramente io devo ringraziare tantissime persone che hanno fatto parte di questo percorso. Vabbè, tutta la società, i dirigenti, i mister e anche persone con cui ho giocato e mi sono allenato in questi 13 anni, tra cui il mio vecchio mister che era qui presente e ha assistito alla partita, e tante altre persone che sono venute oggi a tifare per noi. Quindi un'emozione incredibile. Adesso ci meritiamo questo festeggiamento. E allora va a festeggiare, grazie. E abbiamo qua uno dei protagonisti assoluti di questo campionato. Ti hanno voluto perché dovevi raggiungere questo obiettivo. Sei stato non solo il protagonista assoluto con i tuoi gol, ma anche il leader di questa squadra. Complimenti Diago e Serie B, e ritorni nel calcio che più si addice alle tue qualità. Grazie, io devo solo ringraziare la società, i quattro matti, come dico, e i cinque insieme a Angelo Rosa, che mi hanno fatto questo. Era una voglia che avevo con la mia famiglia di tornare a Potenza. Loro mi hanno preso per questo, insieme a Vincent, di far fare il salto di qualità alla squadra. Penso che tutti hanno visto, anche se magari sono il capocannoniere del torneo, che a me non mi importava essere il capocannoniere, io volevo vincere. Intanto penso che delle partite ho fatto più assi e a volte non ho segnato nemmeno. Quindi l'importante era questo, vincere, e abbiamo vinto, quello che contava per noi. Allora vai a dare un bacio a quella piccolina che ti aspetta lì, la tua prima tifosa. Complimenti Tiago. Una vittoria straordinaria, 5 anni, 4 promozioni e Serie B, l'obiettivo che ti eri prefissato, tu e la società, tanti anni fa, magari con gli occhi di un sognatore che credeva in un progetto, si è realizzato. Una cavalcata straordinaria quest'anno, la gioia di tutti questi ragazzi è sintomatica di una società sana e che crede nei sogni. Assolutamente sì, Danzi, Pistone, Gerardi, Costini, Rosa, Danzi, siamo tre fratelli. Questo progetto è stato presentato 4 anni fa, abbiamo detto che dovevamo fare in 5 anni la Serie B, abbiamo anticipato di un anno, siamo in Serie B, questa città meritava il palcoscenico della Serie B, meritava il palcoscenico nazionale. Questa vittoria, questo successo lo dedico semplicemente a chi si fa il culo per meritare le cose, a chi
non ha mezzi termini, a chi non ha raccomandazioni, a chi si è allenato alle 10:30 perché eravamo l'ultima società della città, a chi ha fatto i sacrifici, si è allenato nei campi di merda, a chi ci crede nelle cose. Volere e potere a costo di qualsiasi sacrificio. Siamo in Serie B in 5 anni, figli di operai. Complimenti, complimenti. E siamo con un altro componente importante di questo successo. Ti abbiamo visto commosso. Complimenti, siamo con Carmine Costini. Le abbiamo parlato con i tuoi compagni. Tu sei l'anello di congiunzione tra squadra e società. Quanto è importante credere nei sogni e quanto è importante lavorare per raggiungerli? Certo, noi sono 10 anni che andiamo che con Carmine abbiamo deciso di fare questa cosa e oggi, scusate, sono un po' emozionato perché... veramente è un sogno che si realizza e purtroppo le lacrime vanno, ma sono lacrime di gioia e sono felicissimo e sono, lo so che è durissima, però noi ce la mettiamo sempre tutta e finalmente raccogliamo i frutti di tutto il nostro lavoro. Se abbiamo parlato con tutti, mancavi solo tu, uno dei grandi protagonisti di questa stagione. Ci hai fatto impazzire con alcune tue magie, le devi riproporre l'anno prossimo in Serie B ora. Abbiamo fatto un bello campionato, un punteggio pieno, quasi pieno, diciamo, e speriamo per l'anno prossimo una buona stagione. Come questa. Lui è uno di famiglia, lui è nostro, sta qui, sta, non se ne va, sta qui, non vi preoccupate. Vabbè. Allora ci vedremo l'anno prossimo in Serie B, abbiamo un presidente d'Anzi leggermente aforico. Scatenato. Una per, diciamo, per anzianità, sentiamo prima Davide, allora una vittoria importantissima. Grazie Giuseppe. Anzianità in società, diciamo. In società, ma anche nella vita, perché io e te siamo coetanei, quindi lo possiamo dire. Sì, è una vittoria bellissima che corona il nostro sogno, che è partito tanti anni fa, 4 anni fa, noi abbiamo promesso a noi stessi e agli altri che ci hanno seguito, ci hanno sostenuto, di riuscire a raggiungere la Serie B in 5 anni. Ce l'abbiamo fatta in 4, anche grazie a ragazzi come Francesco che ci seguono dall'inizio e hanno messo il cuore per noi, ma soprattutto dico grazie a tutti i ragazzi perché riescono ad essere le nostre gambe, riescono a metterci le gambe alle idee che noi abbiamo avuto dall'inizio. Questa è la vittoria più bella. Perfetto, perfetto, grazie Davide. A proposito di gambe, siamo qui con Francesco Cerullo. Francesco, un'annata straordinaria, le avete 19 vittorie su 20 partite, quel piccolo passo falso che già è dimenticato. Questo gruppo ha vinto anche perché è formato da tanti ragazzi che sono stati sempre fedeli all'obiettivo, sempre concentrati e tutti siete stati indispensabili per questa vittoria straordinaria. Sì, in pratica è proprio quello che hai detto tu, noi siamo stati sempre tutti uniti, sempre anche i brasiliani, perché molti dicevano vabbè hanno preso gente da fuori, invece io voglio fare prima di tutto i complimenti alla squadra e soprattutto alle persone che sono venute in questa squadra che è anche una famiglia e si sono state veramente indispensabili sia a livello tecnico ma soprattutto a livello umano, quindi tutti uniti abbiamo conquistato questo obiettivo che io personalmente sono 4 anni che sto qui, ho sempre creduto nel progetto della società ed è successo questo oggi. Un progetto che insegna che i sogni, si può credere nei sogni, adesso il prossimo sogno c'ha questa B qua. Il prossimo sogno c'ha la B, vedremo adesso, ci godiamo intanto questo momento perché penso sia un momento bellissimo che ci siamo meritati con il lavoro ed eccolo qui, sta arrivando. Sei mio fratello, perciò c'hai i piedi così buoni. Quello che dicevo prima, Tiago che mi chiama fratello, per me è un onore. Però a parte questo, diciamo, è stata una bellissima esperienza e l'anno prossimo chi ci sarà, perché penso che noi ci saremo, daremo sempre tutto per portare alto il nome di Potenza. E anche un altro dei ragazzi importanti per questo progetto, siamo con Vladen Lazic, una vittoria strameritata, su questo non è mai stato in discussione, avete dimostrato sempre di avere la stoffa della grande squadra, ma il gruppo è stato uno degli elementi aggiuntivi che vi ha permesso questa vittoria importante, non solo dal punto di vista di coesione del gruppo, che eravate tutti uniti, ma anche i ricambi di panchina, eravate tutti giocatori di altissima spessore e qualità. Sì, quello che ci deve essere in una squadra è soprattutto il gruppo, se non c'è gruppo in un contesto, in una situazione, cioè non si porta mai a termine un campionato nel giusto modo. Quindi io da parte mia ce l'ho messa tutta quando sono stato chiamato in causa dal mister Napoli
Niente, mi fa piacere perché io sono stato uno dei pilastri di questa società, di questa squadra, e mi fa solo piacere e mi fa solo gioia. Perfetto, complimenti, complimentoni con Giuseppe Gerone, un ragazzo che è venuto poco ai nostri microfoni ma che è importantissimo perché è lo specchio di questa società. È ripartito, c'era stato uno dei grandi acquisti, uno dei nomi importanti della campagna acquisti del presidente Tanzi, c'era il portoghese Grasa. Dopodiché hanno visto che avevano un giovane talento in casa, perché andarli a cercare fuori? Vieni dal calcio, se non sbaglio il primo anno che gioca a calcio a 5, ha dimostrato un valore straordinario. Questo è anche sintomatico di una società che sa vedere lungo, che ha talento ma crede nei giovani. Complimenti. Ti ringrazio. Fabio era un grande giocatore, quindi questa vittoria è anche merito suo. È stato con noi metà anno e da lui, ma anche da tutti gli altri, ho imparato davvero molto. Devo ringraziare, diciamo, tutti per avermi accolto alla grande, a partire dai più grandi, come può essere il capitano Avallone, ma tutti quanti, mi hanno dato subito grande fiducia e sono molto felice per questo. La sei guadagnata perché hai dimostrato di essere davvero un grande giocatore. In bocca al lupo per l'anno prossimo che Serie B, si scherza. Crevi, grazie. Parlavamo dei giovani protagonisti, portierone Uva. Allora, abbiamo la stessa parola che abbiamo usato per Giuseppe Gerone, possiamo usare con te: i giovani che crescono e che hanno talento, quindi una società che sa credere anche in ragazzi di prospettiva. Immaginavi di fare una stagione da protagonista e di vincere questo campionato con questo dominio assoluto? No, è stata una bella stagione anche perché sono cresciuto molto grazie ai miei compagni, grazie soprattutto a gente come Tiago e Vicente, che sono di una categoria, diciamo, superiore, e quindi mi hanno aiutato molto a valorizzare il mio valore, quindi sono cresciuto anche grazie a loro.